Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio mostrarvi una tecnica semplicissima adatta per chi sta iniziando adesso a dipingere e non ha molta dimestichezza con i colori acrilici. In inglese si chiama la One Stroke Technique, che tradotta vuol dire la tecnica da un colpo solo. Questo sta a significare che le diverse sfumature sono date da una sola pennellata e non da un accostamento di pennellate più piccole con colori e gradazioni diverse. Come sempre, prima di cominciare, fisso il foglio con lo scotch di carta per incorniciare il dipinto da bordi definiti. Per fare questa tecnica è necessario un pennello a punta piatta. Prima di iniziare a dipingere le rose, metto sulla tavolozza del blu e del nero. Faccio delle pennellate circolari più scure al centro e poi le schiarisco ai lati. Voglio creare uno sfondo per fare in modo che le rose risaltino di più, in modo tale che nel video si vedano meglio. Ovviamente voi potete usare questa tecnica su qualsiasi sfondo di base oppure direttamente sul foglio bianco. Una volta soddisfatto dello sfondo, creo un rosso molto scuro aggiungendo del nero e dipingo dei cerchi per stabilire dove posizionare le rose a livello compositivo. Ripeto lo stesso procedimento con il verde, lo scurisco e abbozzo delle foglie. Con questa tecnica si comincia a dipingere dai soggetti che stanno più dietro. In questo caso le foglie sono in secondo piano e le rose sono nel primo, quindi inizierò dalle foglie. Accosto al verde che abbiamo scurito precedentemente del verde puro e del bianco e mescolo con il pennello piatto, stando bene attento a non invertire mai il pennello. Nella zona alta dovrà corrispondere sempre il bianco, in quella bassa invece il verde scuro. Ed ecco l'effetto della pennellata di un colpo solo. Con una sola pennellata carica di colore possiamo vedere come ci sia una gradualità di sfumatura dal chiaro all'oscuro. Adesso, quando andiamo a definire le foglie, dobbiamo stare ben attenti che la zona chiara del pennello sia rivolta sempre verso l'esterno. Con un piccolo movimento del pennello possiamo creare delle striature per dare un effetto più vibrante. Con un paio di pennellate veloci, ecco l'effetto delle foglie. Prendo un pennello più sottile e aggiungo qualche dettaglio. Passiamo a dipingere finalmente le rose. Metto sulla tavolozza del bianco acrilico e del rosso. E con il pennello intingo la parte superiore nel bianco e quella inferiore nel rosso. Questo è l'effetto che avrà la nostra pennellata. Per creare le rose, ogni pennellata corrisponderà ad un petalo. Faccio una leggera pressione e poi faccio una curva con il pennello per chiudere il primo petalo. Ripeto lo stesso procedimento su tutti gli altri. Anche in questo caso, facendo delle piccole onde con il pennello, si crea un effetto vibrante e delicato. Per intensificare ancora di più il colore, possiamo sovrapporre altre passate. Una volta che il fondo della nostra rosa è asciutto, possiamo fare un altro giro di petali. Stesso identico procedimento, solo che in questo caso dobbiamo farli un po' più piccoli. Ricordate che la parte chiara va rivolta sempre verso l'esterno. Per fare il bocciolo interno faccio una pennellata al centro a forma di curva concava, poi ne creo un'altra interna più piccola a forma di curva convessa e aggiungo altri petali per riempire il centro. Passiamo alla seconda e la terza rosa. Stesso identico procedimento, inizio dai petali più esterni, poi dipingo quelli interni, faccio il bocciolo e riempio con altri petali per unire le due zone.
Con un vecchio pennello usurato che intingo nel bianco, creo dei pallini poco definiti per fare i fiori di gipsofila, che sono i tipici fiori delle composizioni. Cambio pennello, ne prendo uno più sottile e creo dei piccoli rametti bianchi. Tolgo lo scotch di carta e questo è il risultato finale. Questa è una tecnica molto veloce e immediata ed è ottima per principianti e magari anche bambini che amano disegnare. Secondo me è un buon modo per iniziare a sperimentare gli acrilici. Spero che questo video vi abbia ispirato in qualche modo a provare a dipingere anche solo per rilassarvi e prendervi del tempo per voi stessi. Se avete qualche richiesta di qualche tecnica specifica, lasciatemi un commento e presto vi farò un video. Non vi dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al mio canale e attivare le notifiche per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Un abbraccio e noi come sempre ci vediamo settimana prossima!